Drive-In è il titolo della mostra di Marco Casentini, che si inaugura proprio sabato 13 gennaio alla Reggia di Caserta. Una mostra davvero particolare che vi invitiamo a visitare, il vernissage alle ore 17. Noi siamo con l'artista che è qui, con il gallerista Nicola Pedana, della Galleria Nicola Pedana Arte Contemporanea, che ha promosso insieme alla direzione della Reggia questa esposizione, un'esposizione che è a cura del critico Luca Palermo. Intanto Marco, grazie naturalmente per aver accettato questa intervista. Perché la Reggia di Caserta? La Reggia di Caserta, beh, soprattutto, prima di tutto perché è un posto stupendo, è uno dei siti italiani forse più belli, ma forse europei o mondiali. E poi quando appunto Nicola Pedana mi ha solleticato e sollecitato di poter fare un intervento all'interno di questo spazio, ho accettato molto volentieri, anche perché a me piacciono queste sfide e anche perché soprattutto il mio lavoro credo che si relazioni molto con gli spazi, e all'interno di questo progetto abbiamo voluto fare un'installazione che dialoga con lo spazio della Reggia. Senti, Drive-In perché? Drive-In, allora, questa mostra è nata negli Stati Uniti al MoA di Lancaster in California, e la sollecitazione che avevo avuto era stata quella di poter customizzare una macchina all'interno di questo museo, dove ho customizzato una 500. Da lì è nata l'idea, questa idea del drive-in. Poi da lì questa idea si è dilatata, perché ho pensato che comunque l'arte, quando uno fa un intervento all'interno di uno spazio, è sempre un attraversamento all'interno di uno spazio espositivo. Da lì è nata questa sollecitazione, che poteva andare bene un po' da tutte le parti, cioè un drive-in è un qualcosa che attraversa. E perciò siamo arrivati alla Reggia di Caserta. Ecco, la Reggia di Caserta. Devo dire che da queste immagini che noi abbiamo rubato mentre tu allestivi, e ricordiamo che siamo ancora in fase di allestimento, l'immagine è davvero spettacolare, davvero è un pugno nell'occhio, ma in positivo, davvero in positivo. Sì, un pugno nell'occhio, sì, mi piace anche come in positivo, come termine, sì. Diciamo che c'è un lavoro molto colorato all'ingresso della mostra, che è un wall painting di 20 metri per 5, che è un wall painting che si è ripetuto, allora, anche nella mostra del MoA di Lancaster, anche alla Bocconi di Milano e anche qui alla Reggia di Caserta. Alla Reggia di Caserta mi sono accorto, man mano che progettavo l'installazione, che man mano dialogava sempre di più nel mio ricordo con quello che erano gli spazi. Perciò i colori sono molto più scuri, anche nel pavimento ho voluto inserire dell'oro. Come la vedi questa sovrapposizione di epoche diverse, contemporanee? Ma io adoro proprio i contrasti, mi piacciono molto i contrasti e le contrapposizioni, perciò le cose, come dicevi tu, le cose forti, una cosa così forte all'interno della Reggia, tutta delicata, mi piace. Però questo pavimento che è stato fatto in resina, mi rendo conto che non è che poi sia molto di contrasto con quello che c'è attorno, mi sembra che dialoghi. C'è un'armonia incredibile, sì, sorprendente, sì. Direi. Sì. E poi abbiamo voluto fare, anche con Luca Palermo, abbiamo pensato di preparare una serie di dipinti che erano un po' per le ultime cose, che dialogassero con la Reggia. Ho realizzato dei dipinti a specchio, su acciaio, su oro, con dei blu, che sono la fine della mostra, e credo che sia quasi, da parte mia, una chicca quasi, no? Un gioiellino, anzi, quasi si chiamano gioielli. Vabbè, un motivo sicuramente ancora di più per venire qui a vedere questa mostra, che rimarrà qui fino al 13 febbraio. A 13 febbraio. Allora, vi rinnovo naturalmente insieme a Marco Casentini l'appuntamento per sabato 13 gennaio alle ore 17, naturalmente qui alla Reggia di Caserta.